Noi siamo qui per dare delle risposte. La responsabilità è questa. La responsabilità è la capacità di dare delle risposte e di trovare insieme il punto di caduta, il punto di mediazione per queste risposte. In democrazia si rispettano le opinioni diverse e quindi se molti in quest'Aula non ci hanno creduto, a differenza mia, noi rispettiamo questa opinione. Ma proviamo a trovare davvero su questo emendamento un punto di caduta. In questa legge elettorale ci sono tante cose che non piacciono ad ognuno di noi, ma abbiamo deciso di provare a farlo. Funziona così, funzionano così le leggi, quelle elettorali, le altre leggi, funziona così la vita. Si prova a trovare insieme un punto di caduta per ottenere le cose. Ecco, io non credo che quello che va in scena in quest'Aula sia un epilogo. Io credo che quello che va in scena in quest'Aula sia un inizio. L'inizio di un cambiamento nella scuola, l'inizio di un'inversione di tendenza, ma quando dico inizio, dico anche la chiamata a tutti noi a lavorare e molto nei prossimi mesi con la scuola, per raggiungere un obiettivo universale, che è quello della crescita individuale, che è quello dell'introduzione della mobilità sociale, che è innanzitutto culturale nei cittadini, deve tendere a realizzare una scuola, se possibile, diversa per ogni alunno. E per realizzare questa scuola diversa per ogni alunno, per dare a ciascuno quello di cui ha realmente bisogno, crede di realizzarla nell'autonomia. Un'inversione netta, chiara di tendenza rispetto alle risorse investite sulla scuola. Un passato di tagli, 8 miliardi di tagli, un presente di investimenti, 1 miliardo quest'anno, 3 miliardi nei prossimi anni. Un passato di tagli sul personale, un presente di assunzioni del personale su diverse fasi. Cioè la scommessa democratica, la grande utopia della democrazia è che ci siano persone che abbiano gli strumenti culturali per decidere del loro destino. E per avere quegli strumenti culturali ci sono una serie di strumenti che te li forniscono. Uno strumento sono i libri, uno strumento è la scuola, la formazione, l'educazione, un grande strumento potente è il cinema e in generale l'attività dello spettacolo. Allora, quando noi pensiamo alla cultura come motore dello sviluppo, e questo provvedimento va in questa direzione, noi pensiamo che da lì occorra ripartire, cioè occorra ripartire nell'investire nella cultura delle persone innanzitutto, e che il nostro patrimonio culturale, la nostra ricchezza turistica, le opportunità che questo paese può dare, sono il motore vero per ritrovare un senso allo sviluppo del paese. Perché la possibilità di pensare che le cose si possono fare in un altro modo è il prodotto fondamentale della cultura. Altrimenti uno va avanti a fare le cose sempre solo come le ha sempre fatte e il mondo muore in mancanza di creatività, di visione, di fantasia e di intelligenza. Invece la diffusione della cultura dice alle persone che è sempre andata così e che nella storia dell'umanità l'uomo ha inventato dei modi diversi di fare le cose. È sempre cambiato e che l'unica identità di fondo è questa, la capacità di cambiare. Giusto 100 anni fa noi abbiamo fatto una guerra perché qualcuno ci ha raccontato in Europa che eravamo diversi e diversi non Grazie. siamo. Oggi vediamo di smetterla con questa guerra, di smetterla di far diventare non cittadini, cittadini italiani che lo siano e diamogli finalmente una cittadinanza. Grazie. Noi stiamo giocando su queste partite un pezzo del futuro del nostro paese, nella microelettronica, nelle nuove tecnologie e gli impegni che il governo ha preso, di cui ha parlato anche in quest'Aula, su agenda digitale, è stata citata negli scorsi giorni, passano per la vita di quelle persone che oggi noi non dobbiamo lasciare senza un lavoro, ma dobbiamo cercare di utilizzare come intelligenze italiane, come talenti italiani che abbiamo. E non possiamo pensare che altri paesi e che un grande paese come gli Stati Uniti venga in Italia non per lavorare con noi, ma per portarsi via le nostre eccellenze. Per questo chiedo la massima attenzione del governo. La mia impostazione politica è sempre verso il basso, spingendo di più verso il coordinamento dei comuni, verso l'aggregazione dei comuni, verso le unioni e verso le fusioni di comuni. Io credo che questo sia il disegno di fondo. Allora, se tu hai una riorganizzazione degli enti locali che li rafforza verso il basso, tu arrivi pronto per superare anche alcune funzioni.